scegliete Blender tra le applicazioni, date OK, l'oggetto si muove nello spazio. Se invece sono vicino all'origine dell'oggetto e premo la S, lo faccio diventare una colonna per scalare e scalare la base, e vedete, ho modificato la colonna, sono due oggetti completamente distinti, quindi eventuali modifiche da una parte vengono riflesse anche dall'altra, che è questa forma qua. La scalo sull'asse Z e duplico, al D e duplico, ed eccoci qua, e abbiamo un gran bel colonnato, per esempio un materiale scintillante. Questo è il modo più facile di gestire le ombre. Ciò che vedo non è più quella generale che cambiavo là, ma è quella delle mie luci di scena. Sposto la luce, di cosa si può fare veramente in poco tempo e di quanto può essere utile per un disegnatore. Quindi adesso questa luce è di colore azzurro, magari la duplico e ne metto un'altra su quest'altra colonna, e quanto è ruvido. Esco dall'edit mode e sto ottenendo qualcosa di molto più interessante, secondo me. Estrudere di nuovo anche verso l'interno, vedete, e adesso estrudo le gambe verso il basso, scala al D. Però ho già un tavolo ovale, la metto lì, potrebbe essere una candela sul tavolo e la coloriamo di un colore più rossastro. E le righe nere dei bordi, a scurire di molto le ombre perché penso di poterle usare in un'altra situazione, do ok e premo cancella e ottengo già il mio punto di fuga. Il disegno, avete l'aiuto prospettico, l'ombra di una persona va a cadere sulla colonna molto molto più facilmente e soprattutto ne gioverà la velocità.